Il popolo romano ha un'origine leggendaria forgiata nel ferro e nel sangue. La fondazione della città fu segnata dal fratricidio di Remo, ucciso da Romolo, il padre fondatore di Roma. All'inizio del suo regno, Romolo creò la prima legione romana, uomini coraggiosi disposti a difendere la città e a versare sangue per la gloria di Roma. Tra gli anziani più ricchi e rispettabili, creò una classe di leader noti come patrizi, signori del potere politico e religioso. L'assemblea di questi nobili patrizi divenne nota come Senato Romano. Ma, nonostante questo sviluppo precoce, Roma dovette affrontare un grave problema, la mancanza di donne nella città. Senza madri che mettessero al mondo dei veri romani, la città non avrebbe mai potuto prosperare. Gli emissari romani cercarono di contrattare matrimoni con i regni vicini a Roma, ma i monarchi diffidavano dei romani e non erano disposti a concedere loro le proprie figlie. Romolo non era soddisfatto ed escogitò un piano per raggiungere il suo obiettivo. I romani invitarono i vicini Sabini ai grandi giochi in onore degli dei durante la festa del raccolto. I Sabini erano una tribù italica che viveva sulle colline adiacenti a Roma, noti per essere guerrieri feroci e avere donne bellissime. Durante i festeggiamenti, Romolo diede un segno ai suoi uomini. All'improvviso afferrarono le donne Sabine e le portarono nelle loro case. I Sabini si sentirono oltraggiati da un simile atto, ma non erano pronti a combattere. Tuttavia giurarono vendetta. Fu dichiarata guerra tra i due popoli. Il conflitto fu lungo e brutale. L'esercito Sabino e quello romano si scontrarono più volte. Guidati dal re Tito Tazio, i Sabini tentarono di invadere Roma, ma non riuscirono a superare le difese della città. Roma era assediata da tutti i lati. Nel frattempo i Sabini catturati cominciarono ad aggrapparsi ai loro rapitori romani e avevano già generato diversi figli. Ma c'era un tradimento. Tarpea, figlia del capo della guardia capitolina, aprì le porte ai suoi nemici in cambio di preziosi bracciali d'oro. I Sabini colsero l'occasione per invadere Roma, ma provarono un tale disprezzo per la traditrice che le scagliarono contro i bracciali e la schiacciarono con gli scudi per il suo comportamento indegno. Iniziò una nuova battaglia tra Romani e Sabini. Era difficile prevedere il vincitore, ma era abbastanza probabile che il costo sarebbe stato così alto che il risultato sarebbe stato una vittoria di Pirro. Fu allora che le coraggiose donne Sabine, con i loro figli romani in braccio, si frapposero tra i due eserciti e implorarono la fine della lotta tra i due popoli. Supplicarono i romani di non uccidere i loro suoceri e chiesero ai Sabini di non liquidare i padri dei loro nipoti. Avrebbero preferito morire in quel momento piuttosto che diventare vedove e orfani. Dopo l'intervento dei Sabini, la pace tra Romani e Sabini fu sancita. Romani e Sabini divennero un unico popolo. Il re Sabino Tito Tazio continuò a regnare accanto a Romolo sulla città, il cui splendore avrebbe un giorno eclissato tutti gli altri.